Pronto? Pronto? Sì. Pronto, sono Radio DJ. Sì, DJ. E chi ha? Sono Gianfranco Funari. Salve Funari! Volevo parlare con DJ Angelo. Che sorpresa, salve! Ciao Angelo, ti chiamo dai studi di Odeon TV. Sì. Che è quella... Scusa, ma chi è quell'altro coglione che sta con te? No, Gianfranco, sono Roberto Ferrari. Io te volevo proporre, fallo sta zitto, scusa. Io te volevo proporre di farmi fare una striscia dentro il vostro programma. Sì. Capito? Non lo posso sparare. Sì. Un po' a 360 gradi sei cazzate che succedono nel nostro paese. Non ci sembra proprio il programma adatto. Stai zitto, perché io trasmetto già su Odeon TV, capito? No, lo vediamo. Ma non c'è guarda un cazzo di nessuno qua, capito? Ciao Franco, dai. Poi io lo prendo un po' i giovani. Sì. Perché Funari non è un vecchio rincoglionito, hai capito? Funari ha tanto da dire ai giovani. Ma questo lo sappiamo. Ma come si chiama il becchino che sta vicino a Triangelo? No, scusi Gianfranco, sono Roberto Ferrari. Poi non sono, insomma, quella cosa di... Come ti chiami? Roberto Ferrari. Ma sei un becchino o un disgiovi? Faccio DJ. Ma sei un becchino? No. Ma tu ti sei mai preoccupato di come va il mondo, Ferrari? Insomma, sì, tutti i giorni. Ma te che cazzo ti frega? No. Basta che ti coltivi orticello tuo. No, ma non è vero Gianfranco. Ma lo sai che in Italia ci sono più ignoranti che normali? Tu sei uno di quelli, fammi parlare, tu sei uno di quelli che la domenica si mettono un ciabatte davanti alla TV, col telecomando, mixano tra buona domenica e domenica in. Bravo coglione. È vero, non lo faccio così. E poi va subito a comprarti i prodotti che vedi pubblicizzati in TV. No, quello non è vero. No. Bravo, doppio coglione. Non è vero, non lo faccio. Ti salutiamo, saluto domenica. Arrivederci! Non mi saluta! Ciao Angelo! Arrivederci Gianfranco! Comunque, ma mi sarà tenere alla settita della cosa sta cazzata. Ieri pomeriggio ad esempio sono andato a fare un giro all'Unieuro. Sì. Capito? Che mi hanno detto che c'era l'era dell'ottimismo. Poi sono entrato, sì, e in tre piani del magazzino c'era solo un bagno. E per entrare al cesso c'è stava in mezzo al detector. Allora, Ferrari, mi spieghi che cazzo d'ottimismo, no, c'è? Se panna a cagare devo passare per metal detector. Dai, per controllare che non ti porti via niente, ecco, penso che sia per questo. Vabbè, Angelo, la salutiamo, la salutiamo. Me un'altra volta mi saluti? Mi sappia per culo, senti. No. Allora accetti la mia proposta? Mi chiamerete ancora? Molto raramente, molto di rado. Molto di rado, va bene. Sì, anche perché non c'entra il nostro programma con le sue cose, non so. Va bene, allora saluto mestamente, che vedo così, fatemi cazzo fare. No, Gianfranco, per favore. Ferra, scusa, fammi una cortesia, non metti in giro la voce che mi conosci, che ho sentito di che hai detto che mi conosci, non ci conosciamo, va bene? Ci siamo conosciuti. Ci siamo conosciuti, è stata una botta di culo per te e una botta di sfiga per me, basta. Tu sei discorso, capito? No, non andare in giro a mettere questa voce, fammi il piacere. Dimmi un'altra volta. Allora, Angelo, ti saluto. Non ha più un foglio? Io il foglio ce l'ho, ma se mi continui a dire, arrivederci, io ce ne capisco più un cazzo, scusa. No, abbi pazienza. Amico.